Il comune di Giulianova ha annunciato che entro metà giugno sarà riattivato il famoso e poco amato T-RED, il dispositivo intelligente che disciplina il traffico e fotografa eventuali violazioni, ma con un'importante novità, stiamo parlando dell'installazione del contasecondi. Ricordiamo che nel comune costiero sono due i punti dove si trovano questi dispositivi, Bivio Bellocchio e l'incrocio della Statale 16 con via Montello. Sì, era già previsto e ha avuto anche i suoi effetti. Da quando è stato installato, oltre 1.000 infrazioni al mese sono state quindi evitate, perché dalle 1.200 iniziali si è arrivati a 200 infrazioni mese, e quindi questo vuol dire che comunque quelli erano e sono incroci che vanno attenzionati, sono, insomma, va alzato il livello di sicurezza. Quindi verranno reinseriti in un arco ovviamente parziale di tempo, in cui per il 2023 verranno e 2024 ci saranno 12 mesi di funzionamento, quindi 6 mesi nel 2023, 6 mesi nel 2024, nei periodi di maggiore affluenza ovviamente. E la sicurezza è garantita da quattro livelli di controllo, che sono quelli tecnologici, quelli della polizia, quelli appunto della ditta e ovviamente anche quello del cittadino che potrà rivedere la sua eventuale infrazione. Ma soprattutto abbiamo allungato i tempi e abbiamo anche inserito un contasecondi, perché questo facilita sicuramente. Questo sta a rilevare che non è nostra intenzione fare le sanzioni, ma bensì evitare che queste avvengano in una situazione di estremo pericolo, come quello del passaggio del rosso. L'installazione del contasecondi permetterà agli automobilisti di conoscere in anticipo il tempo a disposizione per completare gli attraversamenti, quindi sono utili in termini di sicurezza stradale e potrebbero anche recare vantaggi sotto il profilo ecologico, poiché consentono di spegnere i motori e riaccenderli poco prima che scatti il verde. Quanto tempo ci vorrà per l'installazione? Beh, il bando a giorni dovrebbe uscire entro fine maggio, massimo i primi giorni di giugno dovrebbe uscire il bando, quindi noi prevediamo intorno a luglio, quello è il periodo di massima affluenza e quindi di massima attenzione.